per grandi e piccini. Buonasera, buonasera ai bambini, allora, che se ci stanno guardando, buonasera. Beh, anche ciao, se, Gar, ciao, Mase, anche tu ci porti ovviamente una parola intraducibile. Io vi porto una parola intraducibile che è Zaida, ma credo che sia mai come questa volta la parola è perfetta per quello che andiamo a raccontare, di cui stiamo parlando. Però come prima cosa ci vediamo un bel video. Bene. Ukraine is now. And now is special. It's a turning point. There can't be another now. You can hear it. You can see it. You can feel it. Now, Ukraine now is all of us. Ecco, questa è la voce di Olena Zelenska, che è la First Lady, è la moglie del presidente Zelensky, che è sempre rimasta dietro le quinte, sempre rimasta nell'ombra, non ha mai parlato in questo momento, dico, del conflitto, e invece a un certo punto ha deciso di far sentire la sua voce. Lei ovviamente è nascosta col marito, con i figli, Alexandra e Kirill, ed è il bersaglio numero due del Cremlino, quindi insomma in una situazione di grande pericolo, di grande paura. Lei è rimasta nascosta, era nascosta col marito e non ha parlato. Adesso, e come comunica? Comunica tramite i social, comunica con il suo popolo. Ovviamente lei spera che l'opinione pubblica internazionale abbia sempre una grande attenzione sull'Ucraina, però quello che fa continuamente è proprio parlare col suo popolo. D'altra parte la sua arma è proprio la parola. Io voglio leggervi un po' delle sue parole. Sono Olena Zelenska, sono la moglie del presidente ucraino Zelensky. Sono una sceneggiatrice, un architetto e un attivista. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin. Non cadrò nel panico o scoppierò a piangere, sarò calma e fiduciosa. I miei bambini mi guardano e io resterò vicino a loro e a mio marito, ma anche accanto a voi, a chi combatte, a chi si è iscritto come volontario, a coloro che curano, salvano e nutrono, a chi continua a fare il suo lavoro nelle farmacie, nei negozi, nei trasporti, negli ospedali, affinché la vita vinca. A chi ogni giorno porta i bambini nei rifugi e li intrattiene con giochi e cartoni animati per preservare la loro infanzia. A chi partorisce nelle metropolitane, dove i figli non dovrebbero venire al mondo perché avrebbero il diritto di nascere sotto un cielo sereno. Ma vi prometto che cresceranno in un paese pacifico che si è difeso. A chi sta rischiando la vita nella stazione nucleare di Zaporizhia, pur di mantenere in sicurezza non solo tutti noi, ma il mondo intero. Miei cari ucraini, vi guardo tutti, in TV, per strada, su internet, vedo i vostri post e i video. E sapete una cosa? Siete incredibili. Sono orgogliosa di vivere con voi nello stesso paese. L'Ucraina è un paese pacifico. Siamo contro la guerra e non abbiamo attaccato per primi, ma non ci arrenderemo. Che il mondo intero ci guardi, lottiamo per la pace anche nei vostri paesi. Io credo, come moltissimi di noi, che Putin abbia proprio sottovalutato tante cose nello scatenare questo attacco, e di questi due signori eccezionali ha sicuramente sottovalutato due cose. Uno è il grandissimo coraggio, perché loro stanno dimostrando un grandissimo coraggio, e poi la capacità di comunicare. Non ci dimentichiamo, l'hai detto tu nella scorsa buonasera, che Zelensky è un ex attore, addirittura un ex attore comico, quindi pensa la carica di empatia che ha questo uomo. E lei è una sceneggiatrice, una che inventa, che racconta storie e che ha saputo andare perfettamente nel cuore del suo popolo. È una cosa impossibile, non si può non calcolare, cosa che invece Putin, diciamo, a comunicazione, come empatia, non ne ha proprio tanti. Uno degli impegni politici di Olena, prima ovviamente che si scatenasse la guerra, era quello di promuovere la lingua ucraina nel mondo, ci teneva molto. E allora io cerco di portare avanti questo suo desiderio nel mio piccolissimo con la parola Zaida, che, come vi ho detto,
È talmente perfetta, guarda il significato, è lo sconosciuto che entra in una casa in modo aggressivo e violento, ovvero l'invasore straniero. Io credo che non ci sia una parola intraducibile più perfettamente tradotta, vista la situazione nella quale ci troviamo. Però vi voglio dire un'altra cosa, la parola Zeleni significa verde. Da Zelensky? Sì. No, Zeleni significa verde in Ucraina ed è la radice del cognome Zelensky. Io non so da loro, da noi verde significa speranza. Non è che Putin ha sottovalutato anche questo? Perché il dubbio è forte.